Nei giorni scorsi il Comune Nissen ha nuovamente incontrato alcuni rappresentanti delle associazioni ambientaliste del territorio per discutere soprattutto del progetto sul verde cittadino legato ai lavori della pista ciclabile in fase di realizzazione a Pian del Lago, che in un tratto, in particolare quello che va da dopo lo Stadio Tomaselli sino all'incrocio con Via dei Giardini, prevede l'abbattimento di diversi alberi, ma allo stesso tempo la messa a dimora di nuovi alberi in altri punti della città. Ci siamo rincontrati con l'associazione, era una mia ferma volontà appunto incontrarli per discutere di quelle che possono essere appunto le opere di compensazione per l'opera. Abbiamo definito un piano abbastanza dettagliato di quelle che possono essere le opere che andremo a realizzare, tra cui la piantumazione di alberi abbastanza alti, diciamo almeno 2,5 metri, anche di più, lungo tutto il percorso della pista ciclabile. Inoltre abbiamo concertato anche di realizzare un'altra serie di interventi in altre aree della città, dove appunto piantumare degli alberi, realizzare dei piccoli parchi, magari anche con dei camminamenti, eccetera, proprio all'interno del centro urbano per dare maggiore, diciamo, respiro a quella che è l'attività della realizzazione di aree a verde. E abbiamo intanto individuato quell'area che ricade tra i via Leone XIII e la via sottostante, che diciamo che è abbastanza brulla, nella quale appunto vogliamo piantare degli alberi. Ci sono altre aree di proprietà comunali nella zona di via Borremanzo, oppure della parte di San Luca, che vorremmo appunto anche, diciamo, rafforzare con la presenza di verde. Questa sarà un'attività che sarà realizzata subito dopo la fine dell'estate. Intanto proseguono i lavori. E la pista hanno completato l'attività per la preparazione dell'area e a breve cominceranno i lavori proprio per la realizzazione della pista vera e propria. Parecchi alberi lungo la strada sono stati salvati e recuperati. Il percorso camminerà costeggiando i filari di alberi che rimarranno presenti lungo appunto la parte di Pian del Lago. E mentre si cercano soluzioni, si guarda anche al futuro e ai prossimi interventi che coinvolgeranno il verde cittadino. Io posso dire la mia posizione, per il futuro bisogna fare tutto con progetti, non si può presentare un progetto di questa mole senza aver progettato il verde in modo analitico e con progetti esecutivi, quindi bisogna vedere ogni albero, lo status degli alberi e le sostituzioni che si vanno a fare. Quando si fanno le sostituzioni bisogna sempre migliorare lo status del verde, quindi qua mancava un progetto analitico del verde, ora cercheremo di rimediare. Io sono pronto a collaborare con l'amministrazione per le eventuali specie arboree da collocare e il modo dove si devono mettere, anche perché bisogna ora rispettare la sicurezza anche dei ciclisti.